Dunque, sui giornali di oggi c'è un altro articolo molto interessante, l'abbiamo pubblicato anche noi su Chiusa Azzurra, la trovate nella rassegna di questa mattina che è stata pubblicata alle 7, e c'è praticamente, per quanto riguarda, sono pessime notizie per quanto riguarda lo sbarramento del Cucciolino su Brenta. Allora, il presidente del consorzio di bonifica Adige Euganeo, che è il signor Michele Zanato, ieri ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto chiaramente che il Ministero dell'Agricoltura non dà più i soldi, non dà altri soldi per quanto riguarda la realizzazione dello sbarramento e anche ponte su Brenta. Allora, circa un mese fa, sarà passato un mese, sono arrivati i comunicati della deputata Andreuzza, un altro comunicato di un altro senatore, e il sindaco ha fatto il suo comunicato dicendo che stanno andando avanti, che arriveranno i soldi per la realizzazione di questa importantissima infrastruttura. Evidentemente non è così. Allora, praticamente, almeno da quello che dice qui il presidente del consorzio, allora, questa storia l'abbiamo già sentita da tempo. Allora, questa realizzazione era nata, facendo un riassunto delle puntate precedenti, è nata non per fare il ponte, ma per fare lo sbarramento per il Cuneo Salino, perché il mare è sempre più forte, l'acqua dei fiumi è sempre più ridotta e quindi praticamente il sale entra in circolazione, sì, e va a desertificare il territorio. Poi, sono passati 10 anni, perché l'abbiamo detto tante volte, un gruppo di privati capitanati dall'esimio Marino Masiero ha fatto tutta una serie di corsi che li ha presi tutti, però ha rallentato la realizzazione dell'opera. Siamo arrivati purtroppo con la pandemia, con la guerra in Ucraina, il costo delle materie prime è aumentato del 30-40%. Quindi, da come è riportato negli articoli, da come è riportato nella conferenza stampa che c'è stata ieri, c'è un maggior costo di 9,5 milioni. Allora, facciamo un attimo mente locale. Anche quelli che dicono ci vuole la Romea 4 corsie, eccetera. A Valli abbiamo un ponte, il ponte sulle Trezze, che è chiuso da 4 anni. Un mese fa il sindaco ha fatto la conferenza stampa, abbiamo fatto la ripresa, dicendo che avrebbero iniziato i lavori, hanno messo il cartello, per il momento non hanno fatto ancora nulla, entro l'anno le apriranno. E ha detto esplicitamente che hanno aspettato 4 anni, quindi anche l'amministrazione precedente Ferro e quindi questa amministrazione, perché non c'erano i fondi. Quindi accendiamo un attimo le meningi. Se per un ponte di 18 metri, ripeto 18 metri, siamo stati fermi 4 anni, provate a immaginare cosa significa invece tirare fuori un altro 9,5 milioni di euro. Ecco. Allora, siccome il problema del Cuneo Salino è enorme, e quando tu fai un'opera, ora che cominci, passano 2 anni, qualche giorno fa abbiamo fatto un altro servizio, ed è una proposta che non arriva dal sottoscritto, sul mio profilo è scritto Andrea Comprato Ultimo di Pirla, è di un tecnico dell'amministrazione che ha detto che siccome il collo di bottiglia è stato proprio questa cosa dei finanziamenti in pratica, allora facciamo un passo indietro, i soldi per fare la barriera per il Cuneo Salino ci sono, quindi realizziamo quella intanto, che è assolutamente importantissima, ci sono i soldi, facciamo quella. Per quanto riguarda il ponte, siccome il ponte sul Brenta deve essere completamente rifatto, l'ha detto tranquillamente ANAS ha detto bisogna buttarlo giù e rifarlo, entro 5 anni bisogna farlo assolutamente, sperando che non vada giù prima, perché già quella campata era caduta, perché stava cadendo, perché come tutti i ponti d'Italia, sappiamo quello che è successo a Genova, i ponti progettati 30-40 anni fa erano progettati in base al traffico di allora. Adesso i mezzi pesano 3 volte di più e vanno 2 volte che la velocità, quindi tutte queste sollecitazioni praticamente hanno creato maggior, diciamo, problema a queste infrastrutture. Quindi facendo il ponte, utilizzando i fondi che già ci sono, facendo lo sbarramento per il Cuneo Salino, poi, diceva questo tecnico, si potrebbe ragionare di fare un altro ponte a fianco dell'attuale ponte sulla Romea, quindi non andresti a stravolgere la viabilità, come spiegava succede anche da altre parti, anche a Mestre, sulla circolazione, sì. Ci sono tratti che sono vecchi e tratti che sono nuovi, quindi si va comunque a implementare quello che c'è già e quindi lo si farà quando ci saranno risorse. Voglio ricordare a tutti quelli che dicono bisogna fare la Romea, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, che siamo il paese mondiale più indebitato di tutti,
e il costo dell'imbedimento ricade sulle spalle di tutti, è un costo che poi va a danneggiare tutta un'altra serie di cose. Quindi non si può, poi siamo in Unione Europea, l'Unione Europea ha già detto dovete rientrare nei parametri di bilancio perché adesso la pandemia è finita, quindi già per quest'anno vuol dire 14 miliardi meno in bilancio nazionale in pratica. Ecco, mettiamoci in fila tutte queste cose, a questo punto mi sembra che la soluzione migliore sia quella di fare quello che abbiamo, e come uno a un certo punto voleva sistemarsi la casa, a un certo punto è arrivata la tromba d'aria e ha buttato per aria il tetto, si sistema prima il tetto e poi si rifarà la casa. Questa è la soluzione, credo, ripeto, non lo dice il sottoscritto, arrivano da fonte autorevole, secondo me bisogna considerarla, perché purtroppo un'opera pubblica, quando è all'inizio, ci vogliono anni per andare avanti, e sto benedetto cuneo salino sta desertificando il territorio. All'84esima sagra del pesce di Chioggia, al vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo!